La nuova città di Gela trionfa nella sfida contro il Gravina e approda nel campionato di Serie C femminile. Il risultato finale fra le due compagini è di 3-1 in favore della formazione giallonera. È un successo meritato, per queste ragazze hanno fatto un capolavoro, hanno sudato, hanno lavorato, hanno fatto sacrifici e oggi abbiamo raccolto il sacrificio di una stagione, di interi mesi. Abbiamo iniziato i primi di settembre e arriviamo a fine aprile con il giusto riconoscimento. Io conosco la forza di questo gruppo e vorrei sottolinearlo, la differenza da noi l'ha fatta il gruppo. Sono arrivate giocatrici nuove, si sono inserite bene, però alla fine abbiamo vinto grazie al gruppo, perché tutti volevamo fortemente fare un risultato positivo. Poi è arrivata la promozione e ce la prendiamo tutta. Gara estremamente equilibrata sin dalla prima azione, con la nuova città di Gela che si aggiudica il primo set soffrendo e non poco col punteggio di 25-21. Nel secondo parziale riapre la gara la squadra ospite che, grazie a diverse disattenzioni delle padrone di casa, pareggia i conti col punteggio di 25-22. Nel terzo set a partire meglio il Gravina, che approfitta di una nuova gita di Gela scombussolata dopo il pareggio subito. Le giallonere però, con tutto il cuore e tutti gli attributi che hanno dimostrato di possedere nel corso del campionato, rimontano in diverse situazioni le avversarie e trionfano scatenando l'entusiasmo di un Palaitis gremito di tifosi. Quarto set perfettamente equilibrato come primi tre, con una nuova gita di Gela che vuole vincere definitivamente la gara e festeggiare la Serie C e un Gravina che vuole portare la gara al tiebreak. Ad aggiudicarsi il quarto e ultimo parziale è la squadra allenata da coach Massimo Buonaccorso, brava a mantenere alta la guardia, col punteggio di 25-22. È stata una partita abbastanza combattuta e avevamo un avversario abbastanza forte tra le prime quattro delle classi, però... una partita abbastanza combattuta, dall'altra parte c'era un degno avversario che vabbè è tra le prime quattro della classifica, quindi non sono venute qui sicuramente per lasciarci vincere molto facilmente. Combattuta sì, ma sono orgogliosa delle mie compagne e siamo in Serie C, più di questo. Esplode allora la festa al palazzetto con magliette celebrative e cori dedicati alla seconda promozione consecutiva della squadra cala presidente Alessandro Grasso. Tutto era tranne che facile, considerando l'alto livello delle avversarie e considerato anche il terremoto che colpì la società ad una settimana dall'inizio del campionato, con Gaetano Callea, designato in estate come allenatore della prima squadra, che risolse il contratto affiancato da altre atlete arrivate in estate. A prendere il suo posto poi fu Massimo Buonaccorso, già alla guida della formazione la stagione prima. Siamo andati avanti con Massimo, che ha gestito ancora una volta al meglio una squadra formata da ragazze che hanno sudato veramente la maglia fino all'ultimo punto. Una stagione che si presupponeva tranquilla e che ha visto gli atleti gelesi condurre il girone per tutto il campionato, fino a conquistare la promozione con 4 giornate d'anticipo. Da vedere adesso se la compagine giallonera riuscirà a proseguire sul binario giusto e se sarà in grado di centrare la terza promozione consecutiva, anche se andando avanti i campionati si fanno sempre più difficili da affrontare e gli avversari si fanno mano a mano più ostici. In questo momento la voglia è quella di concludere questo campionato da primi in classifica. Domenica, anche se siamo promossi, ci aspetta uno scontro diretto con Adrano e sono convinta che Adrano non perderà più da qui a fine campionato e noi dobbiamo fare in modo di vincerlo il campionato, di arrivare primi e poi inizieremo a pensare all'anno prossimo.